Giochi della sabbia. Attraverso mia figlia che è iscritta al liceo presente e siccome la scuola offre questi vari corsi, lei aveva deciso di frequentare il teatro e quindi per questo questa è la connection. Grazie a questa esperienza e alla città del teatro che aveva ospitato questa compagnia, sua figlia con altri studenti è potuta andare a San Marino, fare certo, un'esperienza formativa molto importante. Molto importante, e appunto hanno vissuto insieme, fatto dei laboratori a cui hanno partecipato anche nomi importanti come Antonio Celestini, come è stata un'esperienza molto bella. Anche politica, sociale, un po' come erano tutti gli spettacoli che abbiamo fatto con il laboratorio provvisorio, però forse Comasco è stato quello più completo, ecco, mi sa che c'era tutto lì, c'era proprio tutto. Questo è un cimelio, questi sono i garofani del funerale di Comasco. E in particolare da quello che ci dici di Comasco, comunque traspare il legame col territorio di questa associazione che è 24 anni che ha operato sul territorio di Cascina. Eh sì, è sempre stata molto attenta anche alle necessità del territorio. Alla fine io l'ho conosciuta tramite un laboratorio studentesco del Pesenti, quindi era proprio una cosa della città, insomma, del paese. Certo. Quindi si potrebbe dire che il Pesenti, in una fase della sua storia, e questa città del teatro fino ad oggi, sono stati sì una realtà importante per questo territorio, ma anche, come dire, che ha permesso a Cascina di diventare veramente un epicentro sì, di cultura, sì, certo. Anche per i ragazzi. No? Certamente. Quindi che tutto questo finisca, certo che dispiace. Ha visto degli spettacoli di teatro in bilico? Sì, ho visto degli spettacoli, non solo i saggi che ha fatto mia figlia, ma anche altri spettacoli. E li ha visti qui alla città del sì. Teatro? Se ne ricorda uno che vuole che le ha. Ma anche l'ultimo, il saggio che hanno fatto i ragazzi del laboratorio. Comunque Cascina era il punto di incontro di tutti, era un crocevia di tutti i vari paesini intorno poi. È stata una bella cosa. Io ricordo i 5 anni presenti comunque a scuola a Cascina con un sorriso. Quando ci penso ho sempre un sorriso, sicuramente anche grazie al laboratorio. Thank you.
E rispetto a questi ultimi 3-4 anni di attività di umbilico presso la città del Teatro di Cascina, so che ci hai detto che l'hai vissuta da spettatore. E che ci dici? Come l'hai vista in questo ambiente creativo? Allora, qua all'interno del Politeama sicuramente era, fino ad oggi era, si respirava aria buona, ecco, comunque creato una sorta di aggregazione, cultura, ricerca e tutto quanto. Quindi sì, perché il teatro comunque è una fonte di ricchezza.
bellissimo perché io non conoscevo Teatro in Bilico, o meglio conoscevo Stefano in occasione del Festival di San Marino, lo vidi. Poi ci fu questo invito, ma io non mi aspettavo un gruppo così bello, in ascolto, con una grande disciplina. E fu tutto, come dire, una di quelle rare volte dove tutto fluisce e il lavoro restituisce subito, per quanto nell'arco breve di 4 giorni restituisce subito una grande forza, una grande bellezza. E poi secondo me si è avverata anche nell'incontro che è accaduto dopo, cioè nel fatto che con Azzurro Teatro, la nostra compagnia, e in Bilico c'è sempre stato uno scambio di forze, di intenti, di partecipazioni, collaborazioni, insomma non è stata sempre una compagnia alla quale mi faceva piacere chiedere collaborazione via via. C'è una questione rispetto al territorio. Il fatto di lavorare sul territorio vuol dire anche entrare nel merito delle questioni, cioè sviscerare tutte quelle cose che sono indispensabili nella comprensione di una realtà. Ma la realtà è molto difficile da decifrare, per cui mi sembra doveroso mettere l'attenzione su questo, su comprendere dove si è, dove si sta andando, che cosa ci succede intorno. Questo vuol dire... Per me questo è anche il teatro, anche il lavoro dell'artista. La domanda è perché, ancora una volta, l'arte a venir... L'arte, voglio dire, il teatro, insomma, chi porta avanti un certo discorso, anche di pedagogia. Perché è proprio questa sfera, ancora una volta, lo dico alla luce dell'esperienza passata, insomma, che ogni artista può avere, ad essere calciata via. Io sono entrata dentro in Bilico dopo il laboratorio teatrale studentesco che tutti gli anni si svolge presso il liceo Antonio Pesenti, l'istituto. Perché ora è stato eliminato anche quello. Bene, quindi un'altra perdita. Che traccia ha lasciato Stefano e Teatro in Bilico dentro di te? Sono riuscita a piangere di nuovo. È una traccia che non si dimentica facilmente, che ha segnato tutta la mia vita e quelle che sono le mie passioni, appunto il teatro. La tua tesi di laurea anche è significativa, no Giulia? Perché sì, io l'ho fatto su Jerzy Grotowski e Teatro in Bilico. Come è stata raccolta l'eredità di questo maestro da gruppi di teatro del Terzo Teatro e limitrofi del Terzo Teatro. Perché non siamo... Siamo sempre stati una compagnia con dei valori molto forti e con un'autorità, una disciplina precisi e questo ci ha permesso di portare, come dicevamo, il teatro là dove non c'era.
Sister, I lost you when you were still a child, but I lead you now, and I lead out from a lie. I'm afraid to wait. I'm afraid to see.